mi scuso con la pronuncia sin da ora, che invito sul palco Evelina Cristelen. Buonasera. Da dove cominciamo? Mi hai detto il 2015, no? E invece no. Faccio un passetto indietro e parto dal 2006, perché in effetti se parliamo di cultura e di turismo, credo che il caso delle Olimpiadi a Torino nel 2006 abbia risvegliato una città, una regione, e sia stata la dimostrazione migliore che in Italia siamo sì santi, poeti, navigatori, ma siamo anche, possiamo esserlo, degli ottimi organizzatori. Questo lo dico perché Torino ha cambiato faccia grazie a quell'evento, non ci credeva nessuno, sembrava la missione impossibile, ci davano tutti per degli sfigati tremendi che avrebbero perso 300-0, e invece poi abbiamo vinto. Abbiamo vinto, le Olimpiadi sono state un successo, la candidatura è stata vinta. Dico tutto questo perché poi, se si è arrivati a parlare di cultura e di turismo dalle nostre parti, è stato molto anche grazie a quell'incipit lì. E dico questo perché c'è una candidatura importante. So che si parlerà di sport in questi giorni, però per me è non parlo di calcio, è l'argomento che mi sta più a cuore. Naturalmente la candidatura delle Olimpiadi di Roma 2024. Quando si hanno delle missioni impossibili davanti, la cosa più importante è prima di tutto crederci, secondo lavorare in squadra. Io credo che insieme si possa fare e credo che sulla questione di Roma bisogna crederci, perché per noi erano anni difficili quelli, anni in cui c'era poco da sperare, poco da credere, tante industrie che andavano via, persone importanti che morivano. Ebbene, parlo di Torino ovviamente, avere un obiettivo comune, avere un qualche cosa che bisognava realizzare davanti ci ha dato la forza per continuare, per non perderci d'animo, acquistare orgoglio, fiducia e senso di identità forte. Io credo che a Roma, che è un momento difficile questo, non va negato, questo sia un obiettivo importante, un obiettivo comune da perseguire insieme. La strada è stata aperta allora, gentilmente loro hanno citato il Museo Egizio. Beh, il Museo Egizio è stato un'altra impresa impossibile, 1080 giorni di lavori, non abbiamo chiuso neanche un giorno durante il cantiere. Era un bel esempio, come ha detto Beppe Sala prima, di pubblico e privato che si sono messi insieme, un'impresa da 50 milioni di euro dove non è stato sprecato un centesimo, ed è stato detto 3 anni fa che avremmo aperto la parte nuova del museo il 1° aprile del 2015, e questo è stato, rispettando appunto tempi e costi. I risultati poi ci hanno premiati, ma è stato un grande lavoro di squadra, un grande lavoro dove tutti di nuovo, e continuo a ripetere questa parola, hanno lavorato per un obiettivo comune. Museo Egizio, il nostro Presidente del Consiglio è venuto a vederlo, tra l'altro volevo dirlo alla signora che ha parlato per prima, era molto molto interessato al papiro dello sciopero, do you remember? Infatti adesso ci abbiamo messo una targhetta lì e ogni volta diciamo questo è il papiro che ha interessato di più Matteo Renzi. Ma a parte la questione, che però è vera, documentata, la cosa importante è che noi in 6 mesi abbiamo raggiunto i 500.000 visitatori. Torino non è propriamente una destinazione, per quanto sia molto migliorata da un punto di vista turistico, non è proprio un posto come qua, come Firenze, dove tutti vengono, come Roma, come Venezia, e quindi attireremo poi sul tema turismo alcuni argomenti che magari non sono così consueti. Però ecco, a Torino le persone vengono stranieri, e il giro che si è creato intorno è un giro che ha fatto guadagnare il 30% in più di incassi a tutti gli operatori commerciali dell'area circostante. Non è poco, perché con la cultura invece si mangia e come. Questo lo vorrei dire, il turismo viene insieme. Tra l'altro anche da noi è stata fatta, anzi per prima da noi, un grande esperimento che il ministro Franceschini e questo governo hanno poi seguito, io credo in modo esemplare, sulla assegnazione dell'autonomia ai 20 principali musei italiani. L'autonomia è importante, il che non vuol dire fare il cavolo che ti pare, vuol dire avere della tutela e della sorveglianza da parte degli organi preposti, ma andare avanti, non essere ostaggio di lacci e laccioli, cercare di investire sul proprio futuro. Questa è la cosa più importante. I 20 direttori dei musei sono arrivati, ma il primo che è arrivato è stato il nostro Christian Greco, un ragazzo di 38 anni emigrato in Olanda a studiare e a lavorare, che è tornato in Italia, un cervello di ritorno dopo 17 anni, ed è venuto a dirigere il Museo Egizio, non più importante del mondo, è il secondo come collezione e il più antico del mondo. Quindi si può fare, non è vero che non si possa fare, si possono vincere i concorsi per merito,
se vengono fatti nei modi giusti. E io credo che questo discorso dell'autonomia e del dare a dei professionisti veri gli incarichi giusti sia una cosa altrettanto importante da perseguire. Questo governo lo sta facendo. Come sta facendo, e molto, per promuovere il turismo. Il turismo, e l'Eniti in particolare, è inutile nascondersi dietro un dito, si sa, è stato un passato pieno di fossi, ma a me piace guardare possibilmente a un futuro con tanti trampolini. Il governo sta facendo molto, il Presidente del Consiglio, il Ministro Franceschini, il Ministro Boschi si stanno adoperando moltissimo perché questo fosso diventi un trampolino. Non è facile, credetemi, non è facile. Le mie missioni impossibili sono state elencate poco fa. Questa non credo che sia una missione impossibile, è molto difficile. È molto difficile perché il turismo è cambiato molto, bisogna adattarsi e adattarsi in fretta. C'è di nuovo questo discorso dell'obiettivo comune. L'Italia nel Travel Index è il paese più desiderato come meta possibile da parte dei turisti stranieri, però siamo i quinti come numero di stranieri che arrivano in Italia e i settimi come incassi. Se andate però a vedere nel Travel Index qual è la graduatoria dell'Italia nei servizi informatici, siamo 133esimi. E voi pensate che la gente ormai quasi completamente, all'80%, per scegliere una destinazione turistica va su internet e sceglie un albergo prevalentemente per la rapidità della connessione wifi di quel medesimo albergo. Quindi big data, tecnologia, informatica, siti, informazione, condivisione. Di tutti questi temi si è parlato anche per le start-up legate al turismo una ventina di giorni fa a Venaria nel Digital Day. Non sono solo parole, sono fatti, ma bisogna adeguarsi e adeguarsi in fretta. Bisogna lavorare, e di nuovo ricito la parola obiettivo comune, insieme alle regioni. Le regioni hanno la titolarità delle attività turistiche e delle politiche turistiche, ma ognuno per conto suo fa poco. Bisogna che sia una cabina di regia centrale che incentivi tutto quello che le regioni già stanno facendo bene. Arrivare a Dubai e vedere Visit Molise va benissimo, ma non è sufficiente. Pensare che l'Italia è il paese al mondo che ha il più alto numero di siti UNESCO, sono 51, e che non c'è una campagna comune che parli di tutti questi siti UNESCO è di nuovo un po' di politica che va sprecata in tanti rivoletti che potrebbero essere tenuti insieme molto meglio. Fare del turismo esperienziale, andare per filiere di prodotti e non soltanto per vendere le solite destinazioni meravigliose, ma che sono già saturate. Insomma, anche in campo turistico c'è veramente tantissimo da fare. Stiamo partendo con un patrimonio incredibile che però è stato tenuto in letargo troppo tempo. Certo, ho visto prima il ministro Delrio che passava. Naturalmente i collegamenti, i trasporti, le infrastrutture sono la prima cosa da mettere a regime, ma da parte nostra io credo che molto, moltissimo può essere fatto, perché abbiamo tra le mani un materiale che nessun altro paese al mondo ha. Adesso chiudo perché credo di essere stata nei miei 5 minuti. Vorrei fare con questa bella sciarpa piena di gufi un regalo al mio amico Matteo Renzi, l'ho comprata apposta pensando alla partita di domenica prossima. Grazie. La rendiamo domenica con gli interessi, tranquilli.